eccolo lì. Ce l'ho fatta. È stata un po' tortuosa, eh? Però ce l'ho fatta. Eccolo lì. È lì che voglio andare. Quello è il ponte del diavolo. Non lo so. Comunque siamo a piedi. Squillace. Squillace di in alto. Adesso io però non ho capito minimamente come arrivarci qua. Allora, ho fatto una scampagnata proprio di traverso, dove mi sa che in realtà c'è questa bellissima stradina che è fatta apposta. A saperlo. Bene, sì, mi sembra che la strada è proprio fatta apposta, solo che non l'ho trovata. Allora, sono arrivato attraverso le stradine di campagna. E questo ponticello è chiamato il Ponte del Diavolo perché è lì da un tempo che non si sa. Cioè, nessuno lo sa. Tra l'altro, buonasera, come state? Tutto bene? Sì, questo è un vlog serale perché io sono uscito molto tardi oggi. Ho passato tutto il giorno a lavorare. Però stasera mi è venuta voglia di fare un'esplorazione. Da tanto che non faccio una semplicissima esplorazione. Adesso vediamo come è fatto quel ponte. È straordinario. Ma vi rendete conto? Cioè questo ponte è qua da una vita. E poi la cosa impressionante, quando sono stato qua all'inizio dell'anno, cioè a marzo, e c'è anche un vlog con Tony Cili dove è venuto giù il finimondo, cioè c'è stato un diluvio enorme, questo era in pieno qua sotto e è incredibile quanta acqua che andava veramente contro questo ponte. Questo ponte è qua, non si sa da quando. Ed è pure alto, cioè non è bassino. Fa anche un po' impressione arrivare fino al bordo. Ok, adesso però tutto qui. Cioè, nell'avventura, soprattutto arrivarci. È un ponticello particolare, perché praticamente, vabbè, ci sono delle curiosità qua, perché qua ci sono resti di tutto su questo ponte, come per esempio questi resti di granchio. Adesso o qualcuno si è portato qua sul granchio per mangiarlo, o altrimenti mi viene tanto il dubbio che gli uccelli dal mare di granchio se lo portano fino qua. È possibile, secondo voi? Mettetelo nei commenti giù, magari se lo sapete. È un posto veramente pacifico, molto tranquillo. Sono forse per le moto sulla strada. E è un punto molto particolare perché il Cottarello, questo pronunciato qua sotto, qua fa una curva a gomito proprio, cioè arriva fino a qui, no? E poi gira sotto il ponte ed è abbastanza notevole. Poi in queste cose mi viene ovviamente sempre la curiosità di capire, adesso sono contro luce, mi viene sempre la curiosità di capire chi ha costruito questo ponte, perché? Perché poi non è che uno dice lì la strada dritto andava avanti, qua. Beh. E poi come ci si passava qua sopra e perché? Tutte domande straordinarie. Io mi sono divertito a esplorare questo ponticello e a camminarci qua sopra e camminarci sotto, e adesso me ne torno alla casina casetta. Abbiamo risuscitato l'hashtag Esplora Calabria con questa esplorazione e usiamolo, no? Alla prossima!